Eccoci quindi in questa nuova sezione dedicata all'audio impresa diretta, quindi alla parte pratica. Oggi andremo a vedere tutte quelle componenti tecniche, pratiche che compongono l'audio impresa diretta e tutte quelle nozioni a cui dovete fare attenzione prima di approcciarvi a questo mondo. Come facilmente intuibile, questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme. Quindi se vedete che vi manca qualche nozione, andate a vedervelo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante. Torniamo alla spiegazione. Allora, c'è una prima cosa da considerare, ovvero che l'audio nella presa diretta ha due principali difficoltà, due principali fattori che influenzano quello che è il nostro risultato finale. E stiamo parlando di vento e vibrazioni. Queste sono le prime due cose che possono andare a disturbare il nostro audio. Questo perché? Perché ovviamente in esterna avremo delle fonti di vento, mentre invece andando a muoverci all'interno dello spazio avremo questi problemi, quindi problemi di vibrazione. Per vibrazione quindi cosa intendiamo? Vibrazione intendiamo il microfono stesso che va a muoversi sul suo supporto e quindi crea delle sconnessioni, crea delle interferenze a livello proprio di movimento che ci danno fastidio. Altre cose possono essere le mani dell'operatore sull'asta microfonica, possono essere il cavo e tante altre cose. Quindi per ovviare a questi problemi ci sono delle soluzioni che vengono adottate per far sì che tutti questi elementi non ci disturbino più. Infatti bisogna fare di tutto per proteggere il nostro microfono e per farlo oggi andremo ad analizzare tre elementi principali che sono le protezioni di spugna, gli antiventi in pelo e il blimp. Quindi per andare a sopperire a tutto quel problema di antivibrazioni si vanno a creare questi tipi di supporti che si chiamano anti-shock o shock mount e sono dei supporti che permettono di tenere in sospensione il nostro microfono e quindi evitare che sia rigido, immobile, sopra la camera, sopra l'asta o sopra qualsiasi altro strumento e quindi gli permettono del gioco e gli permettono di essere ammortizzato con questi appunto mount in plastica ed evitare che ci siano delle vibrazioni che creino problemi. Partiamo adesso con la protezione di spugna. La protezione di spugna, che in questo caso è questa qui, l'abbiamo già vista all'interno dei microfoni, serve per proteggere appunto il nostro microfono quelle interferenze che possono essere di tipo ventoso, ok? Ma non solo, anche delle interferenze per lettere improvvise esplosive vengono dette, no? Quindi la lettera P e la lettera B, che sono delle lettere, per esempio, che quando vanno a comparire all'interno di un dialogo creano delle forti sconnessioni di voce e quindi possono dare dei problemi. Questo tipo di supporto, quindi questo supporto qui fatto in gomma piuma, è utile appunto per ovviare a dei piccoli problemi di vento, ma non è di certo un elemento che ci può dare tanta sicurezza, però è un elemento che va messo sopra il nostro microfono, ok? Quindi noi questo lo andiamo a posizionare direttamente a contatto del nostro microfono e questo ci dà un primo livello di protezione, anche se pur minima. Il consiglio è quello di usarlo ovviamente in interni, mai di usarlo in esterni, perché non sarebbero così sufficienti per alleviare delle raffiche di vento potenzialmente pericolose per il nostro audio. Ovviamente, come potete vedere, anche i lavalier hanno una protezione in gomma piuma, quindi di spugna, sopra di essi, che fa la stessa funzione, quindi una gomma piuma sopra la capsula microfonica. La seconda categoria di filtri che possiamo mettere sopra i nostri microfoni è quello dell'antivento in pelo. Quindi, come potete vedere, tipo questo qui, dopo faremo un dettaglio più stretto perché è molto piccolo, però questo antivento in pelo, che è sostanzialmente come se fosse una specie di piccola bestia, è un antivento che va posizionato sopra il lavalier, in questo caso quindi sopra la nostra capsula microfonica, sempre a contatto. E quindi questo cosa ci dà? Ci dà sicuramente una protezione maggiore rispetto al vento, quindi non espone più il microfono direttamente al vento, alle intemperie, ma va a dargli un tipo di filtro molto 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 importante. Sicuramente è consigliato, come abbiamo detto, principalmente per gli esterni. Chiaramente ci sono di tante altre dimensioni, quindi grandi anche per coprire il boom, per coprire tutta un'altra serie di microfoni, diciamo, molto più grandi. In questo caso vi facciamo vedere questo perché esiste anche per il lavalier.
Poi abbiamo il blimp. Il blimp è questo tubolare, come potete vedere qui, che scorre sopra i supporti antivibrazione del nostro microfono, quindi su questo vedete innesto a pistola. Questo innesto a pistola che ovviamente può essere sganciato, ok? Noi possiamo sganciare questa parte e utilizzarla come microfono, per esempio, direzionale per cattonare degli oggetti, perché si può tenere in mano. In ogni caso, sopra questo tipo di innesto noi possiamo posizionare il nostro blimp, che forma il microfono vero e proprio che siamo abituati a vedere sul set. Però è importante capire che questo non è il microfono, questa è solo la protezione, una protezione aggiuntiva che viene posizionata sopra il nostro microfono. Chiaramente può essere combinata anche da un filtro in spugna posizionato qui sopra, quindi noi possiamo andare a posizionare un filtro in spugna sopra il microfono e poi andare a posizionare il nostro blimp. Ovviamente, quando, questo è un piccolo tips già che diamo, quando noi abbiamo posizionato il blimp non vediamo all'interno il nostro microfono, quindi un buon consiglio potrebbe essere quello di andare a mettere da qualche parte, sull'impugnatura magari, un piccolo nastro adesivo colorato per capire quale microfono è posizionato al suo interno. Sicuramente questo sistema di protezione è il migliore, perché appunto grazie a questa trama anido d'ape che avvolge e in maniera ermetica va a chiudere il microfono, garantisce un isolamento molto molto importante. Chiaramente però, come tutti sapete, non è proprio questa la forma, cioè meglio, è anche questa la forma del nostro microfono boom definitivo. Sopra molto spesso si aggiunge questo, ok? Che si chiama windstock o gatto morto, anche si può chiamare qui in Italia, dead cat insomma, ed è una protezione che va ad essere aggiunta, vedete, direttamente sopra al nostro blimp. Quindi non sopra il microfono stesso, ma una protezione sopra il blimp. E questo è diverso da, come abbiamo visto prima, quest'altro tipo di situazione, perché in quest'altro tipo di situazione, oppure quest'altro qui, ok, che è il fratello più grande di questo, noi abbiamo un tipo di protezione che va sul microfono, qui invece andiamo sopra il blimp. Questo ci garantisce, grazie al windstock, una protezione veramente massima, quindi si usa per le forti raffiche di vento che veramente danno tantissimi problemi, quindi immaginiamo su una spiaggia, su un contesto veramente rumoroso. Così, con filtro di spugna, blimp e windstock abbiamo una protezione veramente veramente importantissima e molto molto alta. Ovviamente però questo comporta qualcosa, ovviamente comporta il fatto che noi più strati andiamo a posizionare sopra il nostro microfono, più perderemo alte frequenze, e questo comporterà ad avere un audio che non sarà ottimale al 100%, non sarà più naturale. E questo quindi dobbiamo considerarlo, perché ovviamente andremo a ridurre anche quella che è l'intensità del nostro audio o della voce del nostro speaker. Ovviamente il blimp viene utilizzato prettamente per utilizzo esterno, difficilmente verrà utilizzato in ambiente interno, in primis perché appunto, come abbiamo detto, riduce di tanto quella che è, quelle che sono le frequenze alte del nostro microfono, ma poi appunto è più ingombrante, è più grosso, quindi è più difficile da gestire. Invece può in interno benissimo essere lasciato libero in questo modo, in modo da appunto essere più agili e soprattutto catturare un audio sicuramente migliore. In esterna sicuramente va bene il blimp, però se possibile aggiungere sempre qualcosa, che può essere anche solo il filtro di spugna, non lasciare solo il blimp, perché comunque non sapremo mai il vento come cambia. Quindi io di solito quando prendo l'audio tendo sempre a mettere due strati di protezione sin da subito, soprattutto se so che magari sono in una situazione in cui il vento potrebbe cambiare di tanto, perché appunto siamo tranquilli, i nostri speaker cominciano a parlare, ma poi cosa succede? Che arriva del vento e dobbiamo fermarci, dobbiamo smontare il microfono dall'asta, posizionare. Quindi insomma, partite sempre in esterna con il blimp e se potete sopra il windstock, oppure dentro direttamente abbiamo la spugna. Questo è il mio consiglio personale, ovviamente nei contesti in cui questo lo richiede e viene richiesto. Ok, adesso andiamo a fare questo piccolo test con il nostro ventilatore per capire meglio il funzionamento e la quantità di aria che può andare a disturbare il nostro microfono di vento, ovviamente non di aria. L'unico sistema che abbiamo trovato è stato questo ventilatore, quindi ci sarà il degenero del suono del ventilatore, quel zzz, però anche il vento. Quindi andiamo a vedere come si comporta il nostro microfono direzionale. Quindi passiamo all'audio del microfono direzionale, in questo momento sentiamo il microfono direzionale e sentiamo che c'è del vento. Ovviamente adesso il ventilatore è impostato a 1 di intensità, il microfono è totalmente girato dalla parte opposta, ma se io vado a ruotare il microfono, sentite che siamo in una situazione parecchio, parecchio, parecchio critica e siamo, sì, alla velocità numero 1. Ora andiamo a fare la stessa operazione ma mettendo davanti il blimp. Quindi posizioniamo il nostro blimp.
Una volta aver posizionato il nostro blimp, ci accorgiamo che la situazione è nettamente diversa. Come potete vedere, la qualità del vento è praticamente pari a zero. Cioè, c'è sempre il casino del ventilatore, ma non abbiamo più vento. Proviamo ad alzare il ventilatore, quindi mettiamolo a 3. Sentite che le vibrazioni del vento sono pari a zero, praticamente. Ora aumentiamo ancora e mettiamo l'ultima protezione. Ora abbiamo messo il nostro ultimo livello sopra e vediamo cosa succede. Non abbiamo praticamente nessun tipo di interferenza. Quindi zero interferenza, adesso vedete cosa cambierà, perché vi farò sentire, giusto perché vi voglio male, da velocità 3 con il blimp a velocità 3 senza niente, quindi senza blimp e senza dead cat sopra. Siamo sempre qui per fare il test, adesso con la pulce, in questo caso la mia pulce montata qui. Questo è con così e con il soltanto la spugna sopra di essa, così senza spugna. Quindi io sto parlando senza la spugna. E infine andiamo a posizionare il nostro piccolo gatto morto. Questo è il risultato con il nostro dead kit. Ragazzi, il video finisce qui. Vi ricordo che questo è un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sull'audio, dove trattiamo tantissimi argomenti sulla presa diretta, su come essere un vero fonico per i vostri video su YouTube. Quindi se vi è mancata qualche informazione oppure ritenete di voler approfondire ancora di più alcuni argomenti, qui sotto trovate il link per trovare il videocorso completo. Io vi ringrazio tanto ragazzi, ricordatevi, iscrivetevi al canale, mettete un like e fateci vedere che questi video sono interessanti e vi piacciono, e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!